So che qualcuno non gradisce questo linguaggio, pazienza, ma non è possibile vivere nella Napoli bene e buona parte della gente che vive nella Napoli malamente. È assurdo tutto questo e deve finire. Centinaia di persone si sono radunate questa mattina in Piazza del Gesù per prendere parte all'iniziativa promossa da Libera Campania, uno spazio di dibattito collettivo sui ripetuti episodi di violenza urbana avvenuti nelle ultime settimane in città e nell'area metropolitana. Sempre più spesso i responsabili e le vittime sono giovani, giovanissimi, anche adolescenti, come il ragazzo morto stamane all'ospedale Pellegrini, proprio mentre era in corso la manifestazione. Non siamo di fronte a un'emergenza, siamo di fronte piuttosto ad una permanenza che riguarda la vita dei nostri giovani, della nostra città, di una città che spesso è troppo divisa, spesso è troppo abituata a giudicare dall'alto verso il basso. Quella periferia lontana, distante, l'ultimo lembo a sud-est di Napoli, giovanissima, piena di ragazzi, piena di scuole, piena di difficoltà e di camorra, ma anche piena di tanti presidi di legalità. All'iniziativa hanno preso parte associazioni, sindacati, movimenti civici che dal palco hanno espresso testimonianze di esperienze costruttive, ma anche critiche severe, evidenziando fenomeni e fatti di rilievo non sempre presenti nel discorso pubblico. È importante un impegno straordinario da parte di tutte le istituzioni, bisogna lavorare tutti quanti insieme per fare in modo che ci sia una grande mobilitazione civile, oltre all'impegno di tutte le istituzioni per garantire il rafforzamento dei presidi educativi, delle attività di inclusione sociale, fare un lavoro sull'eliminazione sul degrado, creare più opportunità di lavoro e di crescita.